Pensato, diciamo, proprio una domanda, cioè il concetto di mostruosità nel passato, diciamo, era assolto questa funzione dai miti. Oggi, Ma infatti lui ha dipinto molto esatto, dico, ma oggi degli invece, uomini ecco, politici. prendendo spunto, diciamo, dalle sue opere, perché alcune sue cose, no, Non possono. miti, diciamo, di tipo consumistico, cioè il mito della pubblicità, perché so, Dolphin, per esempio, lo intende come miti ormai da decenni, nuovi miti e nuovi riti, ma sono quelli imposti dalla pubblicità, per cui non so, il Coca-Cola è un mito, insomma, cose del genere. No, lui invece c'ha tutta una sorta di ritorno a delle origini profonde, quindi sono tutte questioni molto legate a dei miti del passato più profondo, ma voglio dire, non so se lei pensa ai Grefi e poi anche agli Etruschi, cioè alla Gorgone, per esempio, la Gorgone è un aspetto terribile, voglio dire. Moloch, ecco. Ecco, esattamente. Allora lui quelli frequenta. Perciò c'ha da una parte una specie di, o frequentava, cioè, no, nei momenti più pieni li frequenta tutto. Poi quando si concede così le vacanze sul bello, diciamo, allora arriva a questi ritratti, queste cose così. Quel quadro Androzoster, quello che c'è pubblicato nel catalogo Altrove, l'ultimo catalogo, c'è quella figura quasi Octopus, con quelle forme alieni, infatti il mio diventa quasi elemento di fantascienza, no? Entra nel futuro, va nello spazio. C'è una specie di, diciamo, affondamento all'indietro, molto remoto, però nello stesso tempo anche questo si capovolge in una sorta di proiezione fantascientifica anche. Questo è il problema. Quindi i nuovi mostri come si. Tutti, persino i fumetti fantascientifici, non sono tanto tecnologici. Finisco ad andare sul. Anche lo Yeti è un mostro, non è cioè, i futuristi, se avessero dovuto fare un mostro, facevano una macchina, un mostro meccanico, voglio dire. Invece adesso c'è il mostro che è una sorta di regressione, una specie di mostruosità primitiva, primordiale. Pensa, lo investe la fantascienza. E lui c'ha questa bivalenza, fantascienza, mito. Mito remoto e mito futuro, insomma, che si combinano insieme, perché lui pensa a una circolarità della realtà, che poi è detta bene in una frase che io adesso non mi ricordo più di preciso, ma che sta nel catalogo. Assoluta instabilità. Ecco, assoluta instabilità, però con tutta una serie di conseguenze, insomma, la stabilità della realtà. Quindi è come un affondare continuo, per cui il tessuto della sua pittura è sempre un tessuto che mira a una specie di esserci, non esserci, di apparire, non apparire. Dire metamorfosi. Continua metamorfosi anche se il metro è quello dell'apparizione, perché non è che parte da una cosa, parte da una cosa che affiora, che una specie di apparizione, di affiorazione così grandaria, che può essere una luce misteriosa, tipo questa specie di sole, o luna, quello che è, oppure nei casi di maggiore dolcezza sua sono dei volti femminili, se no sono dei volti Senta, ma il titolo chi l'ha dato? L'altrove? Che cosa intende? Cioè, cosa c'è dietro questo altrove? E l'altrove proprio è la dimensione altra che va al di là della realtà, che comunque cerco, l'ho sempre cercata, questo specchio, questa dimensione è alternativa alla nostra realtà, no? L'altrove è proprio uno spazio interstellare, uno spazio molecolare, uno spazio comunque che non esiste, non schiocchi, ma che va pensato, cercato chissà in quale dimensione alternativa. Cos'è l'altrove, professore? L'altrove, beh, è una cosa che sposta dal presente, cioè che rende relativo l'immediato, il presente, perché è sempre qualcosa che sta in un altro posto. Però per lui questo essere altrove è una parte della realtà.